schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e qui ci troviamo in Gran Turismo Sport e in questo video vedremo come guadagnare punti miglia, ragazzi. Punti miglia che nell'altro video purtroppo non si potevano guadagnare e diciamo che ho escogitato un piccolo metodo per guadagnare punti miglia. In questo caso andremo a prendere un'auto un po' più veloce, una Lancer o Lancer, che dir si voglia, e selezioneremo l'ovale, ragazzi. È abbastanza semplice. Anche qui io adesso vado a impostare semplicemente 10 minuti, però voi potete impostare molto più tempo in maniera tale da poter fare più giri. Allora, innanzitutto mettiamo un giro solo, che è fondamentale, mettiamo un opponente, cioè corriamo in due, e dopo andiamo a impostare la prova a tempo. Io in questo caso, come vi ho detto, metto 10 minuti, però voi potete mettere anche un'ora, due ore, tre ore, cinque ore, nove ore, insomma il tempo che dormite, il tempo che non fate un cazzo, il tempo che andate a scuola, lasciate la play lì e il gioco si fa i giri per cazzi suoi. Voi mi direte, come fa a farsi i giri per cazzi suoi? Allora, innanzitutto va bene, impostate se vi interessa pure guadagnare qualcosina, il tempo e la categoria, altrimenti potete lasciare tutto così come sta, l'importante è che lo fate sull'ovale. Allora ragazzi, questo metodo io mi sono, diciamo, rifatto un pochino a GTA, le catture di GTA, però siamo in Gran Turismo, quindi parliamo di Gran Turismo. A questo punto avviate la gara, ragazzi. Quindi andremo ad avviare la nostra garetta e procuratevi un elastico, ragazzi. Un elastico per fare questo glitch è fondamentale, perché sarà proprio l'elastico che correrà per noi e ci permetterà di fare i punti miglia. Mi raccomando. Allora, innanzitutto, come avete visto, vi sto dimostrando che se voi non vi accostate subito, diciamo, addosso al muretto, rischiate di fare questo. Invece voi dovete avvicinarvi al muretto in questa maniera e bloccare il tasto R2 con un elastico, ragazzi. Vi basterà bloccare il tasto R2 con un elastico e il gioco correrà per tutto il tempo da solo in questa maniera, appoggiato addosso al muretto, e si farà i giri di pista. In questo caso andremo a guadagnare punti miglia perché staremo correndo, anche se non staremo correndo. Ricordatevi di levare la vibrazione, perché altrimenti se lasciate il joystick appoggiato da qualche parte rischiate che comunque vi cada a terra e spaccate il joystick, uscite dall'attività e tutto il resto, insomma. Oddio, uscite dall'attività no, però comunque vi blocca, vi si blocca. Quindi in questo caso, ripeto, dovete prima accostarvi al muretto, non partite da mezzo alla corsia ovviamente, partite da accostati al muretto e dopodiché bloccate il tasto R2 con l'elastico. È abbastanza semplice, è un glitch abbastanza semplice. Questo qui è più un glitch. Quello di prima era sì un mezzo glitch, però questo qui è più un glitch per poter fare i punti miglia. I punti miglia sapete tutti a cosa ci servono, per chi non lo sa ve lo specifico: i punti miglia servono per modificare le auto in Gran Turismo Sport. Diciamo che per fare i nostri acquisti non si fanno con i soldi, a parte le auto giustamente, però tutto il resto degli acquisti, le vernici particolari, i caschi, cazzi e mazzi, insomma ci stanno tante cosine che si acquistano con i punti miglia, ragazzi. Quindi questo è l'unico modo per poter fare punti miglia mentre magari non stiamo giocando.
è una buona possibilità, insomma, e in più faremo anche qualche soldino, perché giustamente se mettiamo i settaggi che abbiamo inserito, faremo punti miglia e soldini. Detto questo, qui ragazzi sono passati i 10 minuti, quindi ci avviciniamo all'ultimo giro. Io in 10 minuti ho fatto 24 giri, pensate voi quanti ne potete fare in un'ora o quanti ne potete fare in 3 ore. Va bene, il conto è presto fatto, perché sono 25 giri per 40 minuti, sono 100 giri, quindi fatevi due conti, vedete voi di quanto incrementerà il vostro, insomma, i vostri punti miglia. Spero che il glitch vi piaccia. Per questo glitch è tutto. Un saluto al prossimo video.